perché sennò poi mi piega in due. Diciamo che poverino in questo periodo ha avuto un periodo abbastanza nero, ha avuto un'infiammazione da luglio che va avanti, se non anche giugno, alla parte prossimale del quadricipite, e quindi ha dei problemi sugli attacchi della tavola al volteggio, sulle rincorse, sul corpo libero. E un ginnasta come lui, come tutti sappiamo, ci serve sul concorso generale. Intanto vediamo che si sta preparando anche Giorgia Campana, 16 anni, con della nuova Tor Sapienza, allenata da Mauro Di Rienzo, Chiara Ferrazzi, 1,51 m per 44,5 kg, mentre qui vediamo i risultati delle parallele con Elisabetta Preziosa 11, Carlotta Ferlito 13,45, Larissa Jordache 14,150, e quindi però sono lontane dalla prima posizione. Adesso è il momento della sbarra. Volevo approfittare ancora della presenza della signora Ferlito, eccola qui intanto, bel primo piano di Carlotta con sullo sfondo le ragazze della nazionale di ginnastica ritmica. In cosa è cambiata da quando si è distaccata Carlotta da casa da Catania in questo periodo di permanenza a Lissone? È andata via, era una bimba, per cui era tutto diverso, insomma, caratterialmente era diversa, era sempre sorridente, era sempre allegra. Adesso mantiene queste sue caratteristiche un po', però naturalmente ogni tanto le pressioni sono notevoli e quindi, insomma, si fa fatica a stare sempre, anche perché lei si gestisce in tutto e quindi non è fa dai compiti a lavare la biancheria, ad avere un problema di salute, insomma, qualunque cosa, lei è lì. Un po' di più peso sulle spalle, diciamo, ecco Esatto, così. quindi È insomma. diventata donna subito, Sì, diciamo. sì. E poi anche, insomma, mantiene comunque un po' il suo carattere che sembra forte, però poi alla fine non è così forte come vuol far sembrare, cioè lei non ammette di farsi vedere fragile. Ecco, lei non vuole farsi vedere fragile, quindi Vuole sembra essere sempre. sempre tosta. Sì, anche se poi ha dei problemi, ma non li fa vedere, quindi tende a chiudersi ogni tanto. Le chiedo